Ah, ragazzi, il Segrino! Tu mi hai mancato! Ah, e qui bella, bella fresca! Ah. Wow, che bella risvegliata che ti dà quella roba qui. Fuori dall'acqua si soffoca, dentro uno spettacolo. E con un po' di fantasia tu qui puoi far finta di essere, non so, in Cambogia, in Vietnam, nelle Filippine. Vabbè, l'acqua non è salata. Vabbè, invece dalla sabbia c'è il fango. Invece dell'infinità del mare, giù là c'è una bella statale piena di macchine che vanno e che vengono. Per il resto è uguale. Però qui non devi prendere l'aereo, non devi andare in aeroporto. Però voglio darvi delle raccomandazioni, perché il lago è sempre molto pericoloso. Si è portato via un sacco di amici. Tutti noi qui abbiamo amici che sono morti nel lago, nei fiumi. Allora, regola numero uno: entrare a pancia vuota, non dopo il fritto misto. Entrare a fegato vuoto, non ubriachi. Entrare asciutti, non dopo una corsa, una sudata. Non buttatevi mai nei laghi, nelle pozze dei fiumi. Non si entra gradatamente. Il corpo si abitua alla temperatura dell'acqua. Invece tuffandoti hai uno shock termico, A, e B, possono essere delle correnti che ti tirano giù. E quindi devi andare dove? Quando c'è qui il lago del Segrino, gratis, pulito, alpino, in mezzo alla natura. Però sempre allerta, laghi e fiumi sono pericolosi. Se non li sottovalutate, potete godervi questo panorama e darvi una bella rinfrescata.